Buongiorno a tutti, oggi siamo qui ancora con Carolina. Carolina, nostra infermiera in CDE. Carolina ha avuto una bella esperienza con un cane che le ha creato una ferita veramente enorme. La chirurgia ricostruttiva aveva già fatto miracoli, però purtroppo in questa zona dove il danno è stato maggiore, gli esiti cicatriziali sono veramente ancora importanti a distanza di tanti anni. Vediamo una componente depressiva dove manca letteralmente del tessuto sotto e questa alterazione ovviamente dalla parte superficiale. Noi inizieremo oggi un protocollo attraverso una tecnologia laser, nello specifico utilizziamo un laser di altissima gamma che è il laser Pixel CO2 di Alma Laser, uno dei ritrovati assolutamente migliori per il rebuilding della pelle, l'abbiamo già visto in altri video per l'anti-aging del viso. Adesso lo utilizzeremo per fare in modo che questa zona venga a essere rimodellata dal punto di vista estetico, in modo tale che sia, insomma, più gradevole esporre il braccio. Poi lavoreremo fra qualche mese, dopo che avremo fatto un po' di passaggi con il CO2, anche con degli impianti di grasso e di cellule staminali, in modo tale da riempire il distretto e rendere la parte più morbida e esteticamente ancora migliore. Le staminali presenti nel grasso che inietteremo daranno un ulteriore impulso alla rigenerazione del distretto che noi oggi inneschiamo con la procedura laser. Ecco, vediamo che durante il trattamento il laser è strutturato in modo tale che ci sia la formazione di una serie di piccoli pixel. Ecco, ci sono quindi zone trattate dal laser e zone che non sono trattate. Lo vediamo molto bene, è una tessitura particolare con una geometria perfetta. Ecco, la guarigione parte dalle zone non trattate, quindi avremo una serie di piccoli punti dove il tessuto è stato eliminato o comunque stimolato. La guarigione parte dalle zone non trattate, questo rende la guarigione molto più veloce e la performance del miglioramento estetico del laser decisamente superiore. Adesso abbiamo terminato la scansione più ablativa, poi ho utilizzato delle potenze maggiori in alcune zone dove c'erano delle pieghe, delle cicatrici, in modo tale da avere un effetto ablativo maggiore. Adesso passiamo nella zona superiore dove il danno estetico è nettamente inferiore. Utilizzo un'altra tecnica, laser è sempre il Pixel CO2 di Alma Laser, utilizziamo però una tecnica che si chiama Paint Brush. Il raggio non avrà una scansione predefinita, ma sarà un'emissione random in modo tale da permettere all'operatore di passare sopra la zona. Sarà una stimolazione più morbida per rendere più omogenea la texture della pelle e anche il colore tra la zona del lembo innestato e la pelle normale, in modo tale da rendere meno evidente questa piccola differenza di colore e di texture e rendere tutto molto più omogeneo. Questa per esempio è una tecnica, quella Paint Brush, che usiamo tantissimo sulle piccole pieghe che si formano sulla zona di sopra del ginocchio. Insomma, dopo i 40-45 anni, quando quella zona comincia a diventare un po' plissé, si formano dei piccoli plissé. Ecco, una tecnica straordinaria perché in modo molto molto veloce si riesce ad avere un'azione controllata della versione del tessuto. Anche le piccole pieghe che arrivano normalmente nella zona del gomito, ecco, sono tutti punti che vengono migliorati moltissimo. Al massimo in un paio di sedute otteniamo dei risultati che sono veramente straordinari. Merito ovviamente della tecnica sopraffina di questo laser israeliano, che oggettivamente è quanto di meglio la tecnica abbia proposto sul mercato al momento. Il video serve per mostrare, ripeto, come questa tecnica può essere utile nella gestione di residui cicatriziali che possono essere anche piuttosto problematici dal punto di vista emotivo per delle persone che hanno sofferto di un trauma. Ecco, con questa tecnica si riesce
non a cancellarle, perché la cicatrice è per sempre, però migliorarla, renderla più gradevole dal punto di vista dell'impatto estetico, insomma, e rendere meno imbarazzante lo sfogliarsi, magari anche l'uso di una, sì, una maglietta a maniche corte, certo. Insomma, l'occhio del tuo interlocutore, c'è poco da fare, va sempre a guardare lì, sì, poi sì, ti fa anche domande, come è successo, uno non ha voglia magari di rispondere o lascerebbe correre sull'argomento. Ecco, tecniche come queste ci possono aiutare molto nel migliorare l'aspetto estetico e quindi evitare questi aspetti un pochettino imbarazzanti. Carolina, com'è andato? Dolore, fastidio? Ma in alcune zone non sentivo proprio niente, nelle altre un po' di bruciore, però tutto sopportabilissimo. Accettabile. Sì, sì, benissimo. Sì. Un saluto a tutti e al prossimo video. Arrivederci. Ciao.